Cryptos, cryptos, I'm beginning to vocalize. Green, green ghosts come out and socialize. E ora testiamo un po' di fan snack cinesi. Abbiamo preso un po' di fan snack da testare e un fan drink. Non so se è cheese latte. Cheese latte. Non si sa che cosa sia. Abbiamo fatto tutto un video di snack che trovate sul canale di Jack. Con snack esclusivi. Snack esclusivi, snack diversi da questi. Abbiamo degli spettatori tra l'altro. Ecco Mikey e i suoi amici. Ogni volta che mi giro ce ne sono sempre di più. Loro hanno già provato il dragon fruit. Io non ancora, il mio primo dragon fruit della vita. Vediamo. Vai. Assomiglia un po' al kiwi, ai semini del kiwi, però mi ha dato anche un vibe di anguria a un certo punto. Poi è tornato ad essere qualcosa di più molliccio. E si diceva che quando è croccante è più buono. Ci sta la consistenza, non mi fa impazzire. Il gusto non è nulla di che. Fosse in un piatto di frutta lo mangerei. Probabilmente non per ultimo. Però, voglio dire, no, non è male. Cioè può essere anche rinfrescante se hai sete. Comunque è abbastanza acquoso. Però è denso. Non il mio frutto preferito di sicuro. No, d'estate ci sta. Dolcino. Dolcino ma non troppo. Io direi di provare questo cheese latte per primo perché... Provalo tu. Io? Ma perché io? Secondo me è un latte normale, ma... Sarà di latte macchiato. L'odore. Infatti. Sa di cheese. Cioè, un caffè, cioè, online, online. Ma non l'hai bevuto? No, bevevo dopo perché volevo raffreddare. Ne se. Sa di latte macchiato. Normale? Normale, freddo, sì. Non sento, non so perché c'è scritto cheese. Boh. Fai sapere perché lo chiamano cheese. Ci sarà un motivo. È un latte macchiato di Starbucks classico alla fine. Non so perché l'hanno chiamato cheese latte. Ci sarà un motivo. Non saprei dirvi. Io voglio provare questi mini biscotti. Questi li ho presi solamente perché sono bellissimi. Bellissimi. Sono minuscoli. Sottilissimi. Sono tipo, sai quei pacchetti di pasta piccolini che trovi negli autogrill? Se lo metto di lato scompare. Sa di street food. Arriva dolce, poi diventa gusto di carne finto che senti nello street food. Vero. Ma l'odore già. Buh, vero che è venuto un brido. Proviamo il ramen. Quelli li ho presi solo perché volevo capire quanti ce ne sono. Penso 4. Questo dovrebbe essere ramen da mangiare croccante. Headshot. Dici che è da mangiare così? Sì. Mi sta facendo mangiare del ramen crudo. Delle patatine di ramen. È buono. Ma io... No. Oh no, fai il street food. Mi piace. Così da 2 secondi vomita. Se lo senti dal naso, è proprio street food anche questo. L'odore fa schifo. Però quando mandi giù, non è male. No, a me non dispiace questo. È venuto il momento di provare l'ultima roba salata che abbiamo. Ah no, ce ne sono anche questi. Vediamo queste specie di popcorn. Ma cos'è? Cacchette di topo. Ma sono mini cornflakes. Hanno un gusto che ti colpisce forte e poi si rilassa e ti dice: ehi, ti conosco. Subito sono di petardo. E poi di polvere da spare, vero? Dai, dai. Efrem, la distanza non deve separarti dalle tue passioni. Con NordVPN accedi ai tuoi eventi sportivi preferiti ovunque tu sia. La connessione supera ogni confine. Posso tifare la mia squadra anche dall'altra parte del mondo. NordVPN.com/Efrem per avere lo sconto di Natale più 4 mesi extra sui piani biennali. Poi abbiamo questi che potrebbero essere la transizione al dolce, perché il resto credo sia dolce. E questi sono all'aragosta, cioè una foto di un'aragosta. Boh, vediamo. Cheers. Sembra dolce però. Oh no. Aspetta a mangiarlo un attimo io. Buonissimo. Per me sono tutti sapori nuovi. È come se non avessi mai mangiato nella mia vita. Per un attimo è strano. Poi dici vabbè no è ok. Poi diventa piccante. Poi torna ad essere ok. Poi pensi che è aragosta. E dici non è... Poi senti il gusto del pesce. Ed è dolce. Ma è anche piccante. E sa di aragosta. È tutto sbagliato. Non c'è
No, è veramente terribile. Allora, oh my god. Spero non sia un insettino. No, credo siano vecchi. Al gusto torta red velvet e la buono. Allora, io nel frattempo apro questo coso qua che non so se è un drink o una gelatina. Dici che è gelatina? Ah, io amo la gelatina. Che rumore fa? Buonissima. Il problema è che ho nei denti il coso di granchio e quindi è pesca mista granchio. Questi sanno di pre-workout. Sembrano biscotti proteici tipo. Sì, questi sanno di pre-workout al punch. Proviamo questi biscotti al caffè e cocco. Vabbè, profumo è fortissimo. Madonna, profumo potentissimo. Non sono anche buoni questi. Sento un leggero calore quando li mangio sulla lingua. Però va tutto bene. Così sono buoni. Accoglienti. Sono al caffè e... Buoni, buoni. Il cocco non si sente, però... Oddio, forse un pochino. Sembrano quasi roasted. Quando entri a Starbucks c'è questo sapore qua. Abbiamo provato un'altra versione del video di Jack che vedrete nel suo video. Quello vedrete. Quello è biscotto con crema da barba. Così tanti cose di cioccolato che fa male spezzare. No, è burro quello. È un panetto di burro. Quella è schiuma da barba, eh? No. Spezza il resto. No, la mangia la sala, l'ha scelto lei. E... Di shampoo, di schiuma da barba. È tipo marshmallow sciolto. Non è male. Sì, ma sento il mio picco glicemico. Sì. È veleno per topi, secondo me. Sta proprio di veleno per topi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Ma come fate a dire che è buono? Chi ha detto che è buono? All'inizio sembrava buono. Quando andate all'IKEA che comprate dei mobili nuovi, se li spacchettate e mangiate la plastica, fa di quello. È vero, avere plastica sciolta. Va bene. Rifacciamoci la bocca con gli M&M's. Sì, questo dovrebbe essere questo buono. Dovrebbe, però, quanti ce ne sono secondo voi? 10. Ma sono quelli gialli o sono quelli fake? Gialli. No, sono veri. Però gialli sono grossi, eh. Io dico 5. Anche io avrei detto 5. Sì, dai, 5. Ok. Galsi? Io dico 6. Ma no. Ok. Madonna, quel biscotto la c'è la più. Madonna, signore. Allora, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gli arancioni sono di Apple perché è il suo colore. Vabbè, questi sono M&M's. Forse penso, in America sono diversi, eh. M&M's americani. M&M's gialli, i miei preferiti. Questo è un Oreo, metà uva e metà pesca. Io ci faccio alcuni gusti qua. Mi piacerebbe tanto vedere le riunioni. No, sta di shampoo, non sto scherzando. Sta di shampoo. Fa letteralmente di shampoo per bambini. Bello forte, è quello che ti lascia un profumo addosso per due giorni. Non è una partita. Che vacca. Appena lo mangi no. Però quando inizia ad aprirsi tutti i pori. Fa letteralmente di shampoo per bambini. Che ossi della chiusa chi no? È brutissimo. Non è che si mastichi le facce. Non ce l'ho fatta. Ok, l'ultimo. Speriamo sia buono. Sì. È la segatura che tirano fuori le tarme. Burro. Burro dolciastro schifoso. Sì. Episodio piuttosto diverso dal solito, ma noi ci siamo divertiti semplicemente tantissimo a provare questi snack e volevo condividerla anche con voi. Ci vediamo domani con un episodio normale. E fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie in daily, se ne vorreste altri in futuro strutturati in questo modo, magari per un paio di settimane, episodi tutti i giorni, anziché più spaziati nel tempo. Insomma, sono curioso. Ci vediamo nei commenti. E poi di nuovo domani.